Benvenuti al mio nuovo video e oggi ho bisogno di sfogarmi e quindi faccio di nuovo un video critica sulle youtuber omologate, perché sapete che sono il mio bersaglio preferito quando si tratta di criticare YouTube, perché praticamente quando si avvicina il Natale, che quindi parliamo di novembre, praticamente da novembre, visto che il Natale un po' ovunque sembra arrivare a novembre, nei negozi, in giro in generale arriva a novembre, c'è gente che già ha fatto anche l'albero di Natale e siamo ancora a novembre. Insomma, quando si avvicina il Natale, le youtuber omologate sembrano entrare proprio in un altro mondo, tutto loro, e quindi dobbiamo sorbirci video in cui si meravigliano per qualunque cosa che sia in tema natalizio. Quindi, che ne so, vedono una lucina in lontananza lampeggiare del Natale? Oh, quanto è bella! Vedono, che ne so, delle decorazioni dozzinali, di quelle che sono dozzinali, che costano un euro, due euro, non lo so, in quelle immense pareti, no, dei negozi low cost, e lì ci devono deliziare nei loro vlog con tutte le loro espressioni di meraviglia. Oh, quanto è bello, oh ma guarda questo, io comprerei tutto, quanto mi piace il Natale. Insomma, vivono in un mondo tutto loro, fatto, sembra, di tutte queste cose meravigliose che poi tutti gli anni sono le stesse. Comunque, quest'anno c'è un fenomeno natalizio che secondo me quest'anno ha raggiunto veramente dei livelli molto molto alti. Gli anni scorsi non me lo ricordo un fenomeno così diffuso, e sto parlando dei calendari dell'avvento. Io non ricordo un anno come quello di quest'anno in cui c'erano calendari dell'avvento ovunque, di qualunque tipo, di qualunque tipo di prodotto, di qualunque marca. Cioè, tutti fanno calendari dell'avvento, sia di prodotti make up, sia di prodotti beauty, sia di prodotti quindi della cura del corpo, sia di prodotti alimentari. Ovunque ci sono calendari dell'avvento, quindi le youtuber omologate devono fare tutte video di spacchettamento di questi calendari dell'avvento. Ora, io non li guardo, li ho visti forse uno o due, poi ho detto basta. Allora, innanzitutto non parliamo di quelle che ricevono tutte lo stesso calendario dell'avvento della stessa marca. E quindi i video lì sono tutti uguali: alla casella 1 ho trovato questo, alla casella 2 ho trovato questo, al giorno 3 ho trovato questa, e sono tutti uguali. Poi c'è questa proprio mania di voler fare tutti questi video di spacchettamento, di apertura dei calendari dell'avvento, che sono di una noia assurda. Ma a parte il tipo di video che può piacere o non può piacere, anche perché devo dire che comunque questi calendari dell'avvento, almeno esteriormente, sono molto accattivanti, hanno dei packaging fantastici, alcuni veramente ti catturano perché sono molto riflettenti, luminosi, colorati, cioè alcuni sono veramente bellissimi, ma parliamo dei contenuti. Secondo me il calendario dell'avvento, le aziende hanno capito secondo me che con i calendari dell'avvento possono, diciamo, riciclare, comunque svuotare secondo me i loro magazzini di quei prodotti che magari non hanno venduto, o comunque che ce l'hanno lì, insomma, un po' troppi di quei prodotti. Quindi li mettono nei calendari dell'avvento, così le youtuber omologate e tutte quelle omologate che le seguono li comprano, e quindi loro riescono a smaltire le scorte, perché veramente se guardiamo al contenuto di questi calendari dell'avvento, cioè il packaging esteriore magari è bellissimo, ma il contenuto lascia molto a desiderare, perché già quando vedi l'argomento trucco, per esempio, già sai che troverai rossetti rossi, anche più di uno,
matite per gli occhi nere, ombretti mono per gli occhi che possono essere o dorati o, se ti va bene, perché altrimenti trovi quei colori panna, quei colori pallidini che praticamente non... sì, li usi, ma insomma ce l'avrai già 3000 nella makeup collection, perché diciamocelo, un po' tutte oggi abbiamo più trucchi di quelli che ci servono. E quindi, cioè, tutti questi prodotti poi che tu trovi in questi calendari dell'avvento, cioè, ma che ci fai? Ce l'avrai altri 3000 uguali. Quindi io, per esempio, per me, per quanto mi può piacere esteticamente, esteriormente, un prodotto tipo appunto un calendario dell'avvento, non lo comprerei, perché spendere 30, 40 o anche 50 euro o anche più per un prodotto che comunque so che poi dentro ci sono cose che o non mi piacciono o non userò mai o che sono doppioni, sinceramente non mi va. Magari quei soldi li spendo per comprare qualcosa di più utile, un libro o qualcosa di abbigliamento, anche low cost, però magari di abbigliamento sinceramente io non li comprerò. Oppure tipo, se vai a prendere il calendario dell'avvento di una marca di prodotti per la cura del corpo, che ci trovi? Creme per le mani, vari profumi, ma creme per le mani, doccia gel, oppure i cosine tipo le balistiche della Lush, no? Quelle cosine che fanno schiuma nelle vasche da bagno, che non tutti hanno le vasche da bagno, quindi prodotti che hai pagato ma che non userai. Cioè, secondo me, questi youtuber veramente stanno rompendo con tutti questi calendari dell'avvento maledetti. Perché poi li vedi, no? Che poi magari fanno anche dei video tipo full face con tutti i prodotti trovati nel calendario dell'avvento X. E poi le vedi che non gli piace nulla. Ma... cioè... sono video inutili. Sinceramente, non mi piacciono. Io non lo so come si fanno a guardare tanti di questi video, perché alla fine sono tutti uguali, monotoni oltretutto, perché sentire la youtuber di turno che, per cercare di ravvivare un po' il ritmo o lo spirito del video, inizia a dire wow, un rossetto rosso, no, guarda, è bellissimo, ma un rossetto rosso, ce l'avrai altri 10, poi trovano un altro di rossetto rosso, ah no, questo è ancora più bello, cioè è di mezzo tono più scuro dell'altro, sembrano uguali, ma vi assicuro che non lo sono. Cioè, ma di che stiamo parlando? Cioè, io veramente credo che le youtuber si stiano friggendo un po' il cervello, perché veramente non hanno più idee. E come una inizia a fare una cosa, dietro ci corrono tutte le altre e fanno tutte la stessa cosa. Ma veramente stanno diventando, secondo me, un po' ridicole e non lo so, anche perché il calendario dell'avvento di per sé nasce un po' come una cosa da bambini, no? C'è questa curiosità, no? Ogni giorno di aprire un regaletto, una cosa fino a Natale e va bene. Quindi magari ha anche senso che questi video li possano fare magari delle youtuber giovani, delle ragazzine o comunque youtuber giovani, o magari chi ancora non ha magari tanti trucchi e magari trova tanti mini tagli di tanti prodottini, quindi arricchisce la sua collezione, può avere un senso, può essere anche un bellissimo regalo da fare a qualcuno che magari ama quella marca, che ama quel tipo di prodotti. Ma youtuber che hanno collezioni gigantesche di make-up, che ricevono tonnellate di prodotti ogni anno, ma veramente ci vogliono far credere che si emozionano, che sono eccitate all'apertura di questi calendari dell'avvento che contengono dei prodotti veramente banalissimi, banalissimi, anche quelli di marche più importanti contengono sempre prodotti banali, molti dei quali neanche li userai perché magari non ti piacciono, quindi no, basta, stop, io dico no a Natale, no alle youtuber omologate, no ai video tutti uguali. Io, anziché guardarmi 20 minuti di video di spacchettamento del calendario dell'avvento X, io mi leggo un libro, impiego quei 20 minuti
a fare qualcosa comunque di più interessante, comunque di più stimolante anche per il cervello, perché se, mi sembra di stare a guardare una tombola. Alla casella 1 trovato il rossetto, alla 2 un ombretto, alla 3 una crema mani, cioè sembra veramente una tombola. No, cioè so video inutili, per carità, tutti facciamo video anche più o meno inutili, no, su questi canali beauty, questi canali un po' così, ma questi veramente sono di una tristezza e di una mancanza proprio di fantasia, di iniziativa assurda. Quindi questo è il mio pensiero e lo volevo condividere con voi. Fatemi sapere se anche voi avete notato e se anche a voi sembra che quest'anno questo fenomeno dei calendari dell'avvento abbia veramente raggiunto delle proporzioni assurde. Cioè non se ne può più, già adesso che è il 21 di novembre, ma da qui a Natale quanti altri video vedremo girare di questi calendari dell'avvento tutti uguali? Quindi niente, io vi invito a iscrivervi, ad attivare anche la campanellina per le notifiche e niente, a mettere un pollice in su se vi piacciono i miei video critica, di seguirmi anche sui social, sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, e non sarà di sicuro lo spacchettamento di un calendario dell'avvento. Ciao!